Allora, innanzitutto un sentito grazie per l'invito che mi ha dato l'opportunità di ripensare cose familiari e consuete in un modo un po' diverso per renderle in qualche modo partecipabili all'ascolto di una giornata interdisciplinare. Mi occuperò essenzialmente del tema delle trasformazioni negli studi di diritto amministrativo. Il tema del cambiamento del diritto amministrativo e del ruolo della pubblica amministrazione è da tempo oggetto dell'analisi della dottrina amministrativistica e non solo. La relazione del nuovo Presidente del Consiglio di Stato con l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, il Presidente Paino, esordisce proprio con frase significativa: viviamo in tempi di cambiamento, mutano rapporti tra spazio globale e realtà nazionali, i processi migratori e le conseguenze che si innescano, obblighi di solidarietà, esigenze di sicurezza pongono in luce questioni nuove, si recupera un rapporto tra giurisdizione e territorio, cambiano i tradizionali ancoraggi del diritto amministrativo, il rapporto autorità-libertà acquista parametri di riferimento sovranazionali, aumenta il ricorso a strumenti consensuali, al diritto amministrativo si chiede un riallineamento al processo economico attraverso un metodo interdisciplinare e se cambia il diritto amministrativo cambia anche la giustizia amministrativa. Ora proverò in modo organizzato a darvi conto delle principali linee di trasformazione del diritto amministrativo utilizzando un'articolazione che è stata modulata, che è ricca del contributo di numerosi studiosi, ma che è stata modulata da Marco D'Alberti nelle sue lezioni di diritto amministrativo e che fondamentalmente si articola in quattro passaggi: dal diritto dello Stato al diritto di ordinamenti diversi. E questo è il primo movimento che osserviamo. Il diritto amministrativo e l'amministrazione nascono e si sviluppano all'interno della dottrina dello Stato. È il diritto che serve la supremazia statale, si consolida entro poche funzioni individuative della sovranità statale: esteri, interni, giustizia, difesa e fisco. Progressivamente, con l'affermarsi di funzioni di welfare, vi sono funzioni di spesa, soprattutto in epoca giolittiana, ma con particolare accelerazione nel periodo fascista in risposta essenzialmente alla crisi del 29. È lì che si inquadrano e nascono interventi volti ad assicurare intensivamente diritti sociali, lavoro, previdenza, istruzione, sanità, servizi pubblici, trasporti e poste, primi tra tutti, e a realizzare interventi infrastrutturali e di sostegno all'economia, lavori pubblici, agricoltura e industria. A partire dal Trattato di Roma e con particolare intensità a seguito del Trattato di Maastricht nel 92, il diritto amministrativo abbandona il suo nesso privilegiato con la dimensione nazionale. Si intensifica un processo di uniformazione giuridica che condiziona ampiamente i diritti nazionali ed esplicita importanti ricadute sul diritto amministrativo. Le materie sono ricapitolate alla luce delle direttive comunitarie, la disciplina degli appalti pubblici, dei servizi pubblici, dei settori del credito, dei mercati finanziari, della sicurezza alimentare e altri ancora. Gli istituti, si riduce la discrezionalità quale esito necessitato della ridotta potestà degli stati di conformare attività economiche, si esprime un favore sempre più deciso per la partecipazione all'adozione di atti pubblici, non solo amministrativi ma anche normativi. L'organizzazione amministrativa erompe, è stato scritto da Predieri, il modello delle autorità amministrative indipendenti che arricchisce la morfologia dei modelli di organizzazione amministrativa tradizionale, il ministero innanzitutto, ma anche la successiva categoria degli enti pubblici, pur in un quadro di problematica legittimazione, di non semplice inquadramento all'interno della tripartizione dei poteri. Non vi è però solo il diritto europeo, incidono sul diritto amministrativo degli Stati anche gli ordinamenti internazionali, scrive D'Alberti, sia tramite norme cogenti, criteri, standard, previsioni indicative che tuttavia assumono nei fatti una effettiva forza persuasiva di condizionamento. Si pensi solo agli accordi in materia di commercio globale e al ruolo svolto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Vi è infine anche una dimensione subnazionale, particolarmente presente a seguito della riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, che pur in un quadro teorico apparentemente meno problematico ha costituito un indiscusso perimetro per il ruolo dello Stato, erodendo in qualche modo competenze e materie
e contribuendo a produrre un acceso contenzioso di livello costituzionale. Il secondo movimento che viene osservato nelle trasformazioni del diritto amministrativo è il passaggio dalle differenze alle convergenze progressive tra diritti amministrativi nazionali e il ruolo crescente della comparazione nel diritto amministrativo. Gli Stati erano provvisti ciascuno del suo diritto amministrativo, in qualche misura incomunicabile. Gli ambiti di diritto privato colloquiavano di più in precedenza anche per l'esistenza di una sostanziale uniformazione data dalla Lex Mercatoria e il diritto dei traffici, ma soprattutto con la forte portata espansiva delle codificazioni napoleoniche di diritto privato. Il diritto amministrativo ha invece regolato l'organizzazione interna degli Stati e i rapporti degli Stati con i propri cittadini, secondo regole sostanziali, modelli di organizzazione amministrativa e sistemi di tutela giurisdizionale diversi. Si pensi al rapporto tra il diritto amministrativo francese e quello del Regno Unito o quello addirittura degli Stati Uniti, che vede sviluppare un modello di organizzazione amministrativa diverso da quello ministeriale. Eppure anche prima della influenza uniformante del diritto europeo si aprono convergenze tra i diritti amministrativi degli Stati, si rende concreta una circolazione orizzontale degli istituti, opera cioè anche nel diritto amministrativo quel legal transplant che caratterizza la comparazione giuridica. Tra paesi di common law e di civil law si osservano movimenti reciproci con l'introduzione di independent agencies nei paesi, diciamo, a diritto civile, in Italia o in Francia, con il rafforzamento del controllo giurisdizionale nei paesi di common law. Il terzo movimento di trasformazione è dalla lontananza al diritto privato all'avvicinamento al diritto privato, o possiamo anche dire al recupero di una dimensione di diritto comune. Il diritto amministrativo nasce come diritto speciale rispetto al diritto privato, come insieme di regole che attribuiscono poteri unilaterali e autoritativi rilevanti alle amministrazioni pubbliche, esorbitanti, secondo la definizione gianniniana, totalmente estranei all'equilibrio sostanzialmente paritario del diritto privato. Si sono però progressivamente recuperati moduli di diritto privato e contrattualità nell'agire del diritto amministrativo. Le concessioni, ad esempio, sono uno tra i casi più studiati, ma il processo si è osservato successivamente anche nei servizi pubblici industriali o nelle privatizzazioni di imprese pubbliche e soprattutto nella introduzione sia nella legge generale sul procedimento amministrativo che in altre discipline settoriali di moduli convenzionali, veri e propri accordi tra privati e amministrazioni che ad alcune condizioni possono intervenire per regolare materie che sono normalmente oggetto di atti di disposizione unilaterali e autoritativi. Il quarto e ultimo movimento che osserviamo è dalla estemporaneità alla centralità della regolazione dei mercati, fondamentalmente della disciplina delle attività economiche. Il perimetro delle funzioni dell'amministrazione è stato originariamente definito dalla puissance publique, la potestà autoritativa, aprendosi progressivamente anche al diritto del service public. Ma l'idea dell'astensionismo dall'intervento nell'economia, che aveva in qualche modo informato le costituzioni borghesi, si misurava con due pilastri: da un lato la proprietà privata, dall'altra la libera iniziativa economica dei privati, richiedendo non solo che i pubblici poteri non interferissero con il godimento di queste prerogative, ma che anzi assicurassero le condizioni necessarie alla fruizione piena di queste prerogative. In realtà, anche nei momenti storici in cui in termini teorici questa visione sembrava assolutamente indiscussa, sopravvivevano forti contraddizioni nella disciplina positiva, con il riconoscimento di privilegi, patenti regie, concessioni, accanto a interventi comunque di tipo infrastrutturale e anche interventi di tipo sostanzialmente imprenditoriale, con un sistema di aziende pubbliche fiorente anche appunto in situazioni che predicavano l'astensionismo dei pubblici poteri dall'intervento nelle attività economiche. La regolazione dei mercati diviene rilevante più tardi, dapprima con l'affermazione dei monopoli di servizio pubblico che necessitano importanti interventi di infrastrutturazione e quindi investimenti di lungo periodo e massicci, strade, ferrovie, acquedotti, reti elettriche. Poi, con il crescente interventismo in epoca fascista e repubblicano,
in una linea che è stata considerata da Sabino Cassese di piena continuità dello strumentario di diritto amministrativo. Epoca giolittiana, Stato fascista e periodo repubblicano sono sistemi politici completamente differenti, ma fondamentalmente l'interventismo pubblico rimane presente, incisivo, larvatamente dirigista, come poi verrà descritto nel modello costituzionale. L'arretramento dallo svolgimento diretto di attività economiche per effetto della visione pro-concorrenziale del diritto europeo caratterizza solo l'ultimo scorcio del XX secolo, ma non significa riduzione della sfera pubblica, perché sono necessarie nuove funzioni di regolazione e controllo dei mercati, e d'altra parte ci misuriamo con una forza inerziale delle burocrazie che oppone resistenze a tutti i tentativi di riforma e soppressione. Si pensi ad esempio alla emblematica vicenda dei tentativi di soppressione degli enti pubblici. Conseguenze rilevanti per l'azione dei pubblici poteri sono venute dalla concezione di libertà che precede e conforma la regolazione economica. Solo a partire dalla concezione di libertà si può teorizzare il ruolo dello Stato, che sul grado di rispetto della libertà viene valutato. E questo è il contenuto della nota diatriba che vedrà opporre la visione di Benedetto Croce, che legittimava la coesistenza di un ordinamento spirituale e politico basato sulla libertà con un ordinamento economico in cui la libertà poteva essere soppressa o ridotta, alla visione invece della libertà come indivisibile, che vide in qualche modo associati nella posizione Einaudi, Willem-Röcke e Luigi Sturzo. Sturzo in particolare sostenne appassionatamente che ogni violazione della libertà economica reca danni gravissimi anche alla libertà politica, dal momento che la prima è garanzia della seconda. Dal punto di vista di un giurista delle istituzioni, come sono io, questa chiave di lettura è illuminante, perché chiarisce in un modo molto immediato che il contesto teorico in cui si radicò il disegno costituzionale dell'intervento pubblico dell'economia, articoli 41-43 della Costituzione, è marcatamente crociano e più tardi verrà definito come larvato dirigismo, mentre il contesto teorico dell'economia sociale di mercato che informa i trattati istitutivi dell'ordinamento europeo è post-crociano, e quindi in questo inquadramento vanno comprese le trasformazioni che hanno interessato l'intervento pubblico dell'economia conseguenti al processo di integrazione europea, quella che Cassese ha chiamato la nuova Costituzione economica. Proviamo a questo punto ad avere un affondo, diciamo, del punto di vista dell'osservazione su un tema più specifico. Vorrei analizzare un ambito che meglio di altri consente di chiarire la prospettiva delle trasformazioni del diritto amministrativo e delle evoluzioni del ruolo dell'amministrazione, cioè quello del modus operandi, delle procedure. Coerentemente con il contesto della giornata in cui ci troviamo, tenderò a lasciare ovviamente sullo sfondo tutte le stratificazioni minute di legislazione che sono completamente inutili a comprendere il senso delle trasformazioni. Parlare delle novità normative in materia di conferenze di servizi è perfettamente inutile per capire cosa accade, ma occorre concentrarsi sulle linee di tendenza che in profondità hanno scolpito la disciplina del procedimento amministrativo, analizzando anche gli aspetti, l'ossatura del metodo di studio, come è cambiato il metodo di studio del diritto amministrativo, e questo ci consegna e ci racconta molto di più rispetto a quanto non possa farlo la descrizione puntuale di singoli istituti. Il ruolo dell'analisi storica e della comparazione, il ruolo del diritto europeo, la ricognizione dello strumentario, le patologie e le disfunzioni, con un cenno solo di memoria anche al ruolo dell'analisi economica degli istituti. E quindi proverò ad analizzare rapidamente questi punti. Alle procedure sembrano ora accompagnarsi non più solo preoccupazioni di legittimità che assicurino la garanzia di interessi, ma anche valutazioni circa gli effetti dell'azione amministrativa, che sono talora esplicitamente orientate all'analisi dei costi benefici. Partiamo dall'analisi storica e comparata e scegliamo all'interno dell'analisi storica e comparata la rappresentazione nodale di ciò che in modo più rilevante è inciso sulla trasformazione in Europa e in Italia del modello di procedimento amministrativo, e quindi dobbiamo richiamarci necessariamente
al diritto amministrativo statunitense che a partire dagli anni 60 del secolo scorso ha ridefinito le nozioni e i confini del potere alla luce della teoria della partecipazione procedimentale. Avevamo precedentemente un traditional model del procedimento amministrativo che era costruito su una struttura trial type, cioè fondamentalmente contraddittoria modellata sul processo, ma questo aveva manifestato forti disfunzionalità e l'inadeguatezza a raggiungere e a consolidare una performance amministrativa adeguata e ad assorbire le istanze partecipative che in quegli anni venivano espresse da quella che è nota come la Rights Revolution, la rivoluzione dei diritti. Ora noi ci misuriamo con un modello di procedimento amministrativo nuovo che viene definito Interest Representation Model, in cui il public interest viene ridefinito dalla rappresentazione nell'istruttoria dei procedimenti dei molteplici e variegati interessi che sono svolti dai diversi gruppi, dai diversi portatori di interessi, gli ambientalisti, i consumatori, i soggetti che rappresentano posizioni e diritti civili, alla luce anche di una forte e importante della prima disciplina della trasparenza, il Freedom of Information Act è proprio di quegli anni e quindi si realizza un importante risvolto sul diritto amministrativo che da lì a breve verrà riassorbito anche in altri ordinamenti. Qual è l'aspetto più rilevante in termini di contenuto delle novità che vengono d'oltreoceano? È che il procedimento amministrativo diviene qualcosa di altro rispetto a quello che era in precedenza. Non è solo il modo di svolgimento di una relazione, ma è una surrogazione del processo politico. Cioè noi attribuiamo al procedimento amministrativo l'esigenza di rendere più robusta quella consunta legittimazione che diviene dalla rappresentanza politica, che essendo una finzione giuridica sta esaurendo, scusate. Sta esaurendo la sua efficacia e quindi è necessario legittimare l'attività delle agenzie anche attraverso la rappresentazione degli interessi coinvolti nella decisione. Non più una logica bipolar, cioè Stato-cittadino, ma una logica multipolare in cui vengono assunti anche ulteriori interessi e si trasforma la struttura della lite amministrativa. Qui il controllo sulla discrezionalità è centrale. Viene fortemente limitata questa discrezionalità e la partecipazione la ridefinisce, quindi è necessario prendere in adeguata considerazione nel procedimento tutti gli interessi. Ora, ragionando invece sul contributo che il diritto europeo ha dato al procedimento amministrativo, notiamo che proprio nella stagione in cui si sviluppa questo Interest Representation Model si avvia anche il noto processo di moltiplicazione dei livelli di governo e delle fonti giuridiche che regolano fatti economici e sociali, prima di esclusiva rilevanza degli Stati. Ovviamente questa vicenda si radica con particolare vigore proprio sugli aspetti relativi alla libertà economica, alla disciplina dei mercati, la regolazione e l'intervento pubblico dell'economia, ma transita anche nell'ordinamento delle procedure amministrative. Un ruolo centrale è dato proprio dall'ordinamento comunitario che progressivamente si è orientato a una valorizzazione della tradizione anglosassone in cui il baricentro della relazione tra pubblico potere e cittadini è rappresentato proprio dalla procedura amministrativa che è scaturita e caratterizzata da una istruttoria governata da principi di diritto naturale. In qualche modo c'è una necessaria revisione degli istituti del procedimento all'interno degli ordinamenti nazionali. Il legislatore comunitario ha proceduto, come noto, fino ad oggi con un approccio settoriale, è in corsa una codificazione del procedimento amministrativo europeo, ma abbiamo essenzialmente tre livelli di incidenza del diritto europeo sulle procedure a livello nazionale. In alcuni casi sono imposti vincoli, in altri criteri, in altri veri e propri modelli di istruttoria. Vincoli istruttori, ad esempio, sono posti per quelle che sono definite misure generali, per cui i procedimenti che sono volti all'adozione di atti normativi, immaginate quelli delle autorità indipendenti, che normalmente sono privi di una disciplina generale a livello nazionale, perché la legge sul procedimento amministrativo la esclude, sono ora gravati da obblighi di previa consultazione delle imprese e dei destinatari per effetto di previsioni di diritto europeo. Criteri di impostazione dell'istruttoria sono in altri casi resi vincolanti per i provvedimenti singoli,
singolari, quindi non gli atti normativi, ma i provvedimenti singolari, ad esempio, che sono atti a costituire un titolo abilitativo per l'accesso al mercato. Le autorizzazioni sono caratterizzate da ridotta discrezionalità e devono oggi, per effetto del diritto europeo, essere rilasciate sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Infine, vi sono veri e propri modelli istruttori che sono trasferiti nell'ordinamento nazionale, come nei procedimenti di scelta del contraente per la disciplina degli appalti pubblici, che è funzionale alle libertà di circolazione. Quindi ne risulta una profonda riconfigurazione dell'azione pubblica. Le procedure quindi si giustificano non più per la loro razionalità interna, ma devono esprimere una razionalità più ampia, devono dare un risultato di efficienza. Parliamo ora rapidamente della ricognizione degli strumenti, che non cambiano perché le funzioni sono già mappate, ma come scriveva Giannini nel 1959, le variazioni di quantità, quando superano una certa soglia, diventano mutazioni di qualità. Ciò è vero a proposito della riduzione numerica delle concessioni amministrative, ad esempio. Ma è stato osservato che in realtà c'è anche un fine tuning degli strumenti di diritto amministrativo, perché ad esempio è molto più rilevante la valutazione probabilistica nell'articolazione interna di strumenti tradizionali, pianificazioni, autorizzazioni, controlli. Il rischio è diventato molto importante nelle valutazioni amministrative e nella costruzione del procedimento, nei mercati finanziari, nei controlli, nel diritto dell'ambiente. Ne deriva per l'amministrazione un impegno prudenziale su cui il contributo della riflessione canonistica promette di essere di certo interesse. Vi sono però anche patologie e disfunzioni, perché le procedure garantiscono e promettono partecipazione, ma a volte questa partecipazione è sovrabbondante, a volte è simbolica, a volte è aggressiva. La partecipazione sovrabbondante è quando, dovendo garantire troppa partecipazione, si genera un sovraccarico procedimentale e si riduce l'efficienza dell'amministrazione. Occorre dunque ricercare un equilibrio corretto tra istanze di garanzia e istanze di efficienza che sia in qualche modo riconosciuto in sede di sindacato giudiziale sull'adeguatezza dell'approfondimento istruttorio che è funzionale alla legittimazione della decisione. La partecipazione è anche simbolica perché sovente le previsioni normative di riforma della legge 241 del 90 sembrano aver irrobustito gli istituti di garanzia di partecipazione, ma poi generando meccanismi di deportazione dell'istruttoria perché c'è un diniego della possibilità di riconoscere l'annullabilità, ad esempio per vizi di forma, e dunque vi è una sorta di doppiezza che caratterizza la partecipazione nel nostro ordinamento, perché in realtà viene assicurato in una dimensione prevalentemente simbolica. La partecipazione può essere poi aggressiva, perché non ci sono solo gli interessi dei cittadini e l'amministrazione condivisa come situazione ideale in cui acquisiamo il punto di vista dei destinatari, ma ci sono anche interessi che sono più in grado di altri di dare una rappresentanza forte, robusta e capace di incidere sulla decisione di altri. Gli interessi organizzati, soprattutto gli interessi economici, pongono quindi un problema anche di garanzia del pubblico all'interno delle procedure amministrative. Andiamo ora a qualche punto di conclusione. Il diritto amministrativo fronteggia sfide sempre più complesse, cerca di rispondere alla crisi, tenta di servire la crescita economica, ma le risorse sono ridotte, c'è crisi fiscale, si ridimensiona la statualità che ha generato il diritto amministrativo. Quindi lavora il diritto amministrativo in un ambiente regolatorio caratterizzato da inflazione normativa e dall'assenza di sécurité juridique. Le performance amministrative sono decisamente sconsolanti, esiste un riformismo ossessivo, norme approssimative che mancano di enforcement consentono il prodursi di spazi di violazione e elusione e vengono premiati dal diritto amministrativo comportamenti opportunistici che sono praticabili in modo massiccio perché è necessaria una classe di intermediari, di professionisti, come ad esempio nel settore della pianificazione fiscale.
L'inflazione legislativa e il disordine normativo contribuiscono a generare anche in sede amministrativa un contenzioso di portata abnorme che accresce i costi di transazione e incide negativamente sulla competitività. Quindi l'effettività del diritto amministrativo è minacciata e la credibilità minata. Lo Stato ha smarrito la solennità che gli consentiva di imporsi e non ha neanche, attraverso la garanzia delle posizioni dei singoli, guadagnato la confidenza dei cittadini. Come fare in mezzo al guado a recuperare qualche punto? Occorre, come ho scritto altrove, che il diritto amministrativo, lo Stato, l'amministrazione si muovono con intelligenza, umiltà e forza. I termini non sono riferiti solo alla descrizione, diciamo, di virtù, ma molto semplicemente anche di riferimenti concreti a interventi di tipo normativo. Quando si dice intelligenza, ci sono delle comunicazioni alla Commissione europea sul legiferare con intelligenza. Intelligenza è guardare dentro i fenomeni che il diritto amministrativo deve regolare. Grazie all'analisi economica, a quella comportamentale, alle teorie del rischio, quanto possa contribuire a spiegare la condotta dell'essere umano in un dato contesto storico. Il diritto amministrativo deve essere poi umile, cioè deve riconoscere i suoi limiti informativi e quindi deve misurarsi con il robustimento di un'attività conoscitiva a supporto delle decisioni che sia accurata, adeguata, con risultati trasparenti. Behavioral analysis, approccio motivazionale, ethical economy, nudge regulation, risk regulation, sono tutti tentativi che sono abitati intorno alla variabile uomo e alla questione della libertà. Il ritorno del diritto amministrativo alla discussione sull'uomo che produce regole, ne è destinatario, le applica, non è un problema se si ricerchi la prospettiva psicologica, filosofica o religiosa, ma è un imperativo di natura propriamente giuridica, perché è correlato all'esigenza vitale di effettività del diritto. Ma il diritto amministrativo deve essere anche forte, capace di costruire e garantire un contesto di sécurité juridique, contribuendo a dare certezze all'azione istituzionale, così che possa entrare anche nel calcolo economico degli individui, per il tempo delle procedure, per i controlli e le ispezioni, per l'erogazione delle sanzioni. Lo Stato, con il suo diritto amministrativo, è effettivamente passato, come ha scritto un collega francese, sul piedistallo Moshe. Se e quanto sarà capace di regolare i conflitti da questa nuova posizione, è fatto che appartiene al futuro. Grazie.